siamo dati Gesù e Maria. Bene, sorelle carissime, questa è una stupenda celebrazione, questa terza domenica di Avvento, perché è la celebrazione della gioia. Dobbiamo dire che questa terza domenica d'Avvento devono essere tutte necessariamente orientate sul tema della gioia. Abbiamo sentito l'inizio della Santa Messa: rallegratevi, il Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Cioè, rallegratevi nel Signore. Questa prima messa festiva capita il giorno di sabato. Voi sapete che il giorno di sabato nella Chiesa è tradizionalmente dedicato alla Madonna, penso che lo sappiate. Sabato è il giorno di Maria. Perché? Perché durante il sabato santo la Madonna soffrì i dolori dell'assenza del suo figlio e mantenne la fede nella risurrezione. Per cui da tempo immemorabile il sabato è stato dedicato alla Madonna, sapete, anche qui in parrocchia una volta al mese facciamo il cenacolo mariano di sabato, la sera, il sabato sera la chiesa rimane aperta per pregare il rosario, sono tutte tante cose che vengono fatte appunto perché il sabato è il giorno di Maria Santissima. E la liturgia di oggi è molto mariana, se ci avete fatto caso, perché al posto del salmo responsoriale, l'avrete riconosciuto, abbiamo ascoltato il Magnificat, che è il cantico di lode pronunciato dalla Madonna durante la visita di Santa Elisabetta, che dice queste splendide parole, che ho sentito il ritornello, no? Attenzione, la mia anima esulta nel mio Dio. Io non so se a voi è capitato nella vostra esistenza di provare una bellissima sensazione dell'esultanza, proprio non è quando uno sta proprio, cioè proprio botte, è proprio felice, cioè che proprio successa una cosa proprio che lo rende proprio pieno di gioia. La Madonna dice: la mia anima esulta nel Signore, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, come c'è così Magnificat. E dice poi: d'ora in poi, attenzione, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Vedete che beata, la beatitudine, che è la perfezione della gioia, è la condizione che si vive in paradiso. Noi dobbiamo entrare in questo orizzonte. La nostra fede ci annuncia che in paradiso si raggiunge la pienezza della felicità, che si chiama la beatitudine. La pienezza della felicità è la beatitudine, e la raggiungono quelli che vanno in paradiso. E su questa terra, se vuoi, puoi raggiungere la gioia. Chi la vive la gioia? Io gioisco pienamente nel Signore, abbiamo ascoltato la prima lettura, la mia anima esulta nel mio Dio. Conosce la gioia chi la cerca in Dio. Questa è la luce di questa domenica. Allora, prima considerazione. Tu stai nella gioia oppure no? Allora, pensate se stiamo nella gioia oppure no, non è troppo da pensarci. Triste. Stai preoccupato, stai affannato, stai angosciato, stai arrabbiato. La gente che sta arrabbiata, nera, d'accordo? Tutto il giorno a lamentarti, d'accordo? Quelli che soffrono di quella brutta malattia come effettiva, che è la lamentosi, o la pentecolosi, conoscete la pentecolosi? Terribile, Di chi sta sempre a tagliare il cuore del prossimo. Tutte queste cose, uno ha questo nel cuore, la gioia non ce l'ha. Hai visto le persone che stanno sempre tristi, sofferenti, angosciate, no? Gesù non voglio dire, venite a me tutti che siete affaticati, oppressi, che state... trovate pace in me. Allora, perché la Madonna è la donna beata per eccellenza? Ma guardate che la Madonna era veramente beata in questa terra. E attenzione, domanda, ha sofferto o non ha sofferto la Madonna in questo mondo? Quindi, la gioia significa che ti va tutto bene, che non c'è nessuna sofferenza nella vita, o è qualche altra cosa? La Madonna è rappresentata molte volte come la dolorata, cioè non esiste creatura, eccettato suo figlio Gesù, che sul pianeta Terra abbia sofferto di più della Madonna. Com'è possibile che una creatura che ha sofferto così tanto possa dire: la mia anima magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, il mio Salvatore, io gioisco pienamente nel Signore? Eppure questa è la vita. Una vita perfettamente conforme al mistero della croce di suo figlio Gesù, eppure perfettamente felice. Com'è possibile? È possibile perché gioia non significa piacere o divertimento. Noi a volte confondiamo la gioia
con i piaceri e con i divertimenti. Io penso che troverò, cioè sarò felice se mi diverto perché posso e se mi prendo tutti quanti i piaceri possibili e immaginabili. Io decido che siano. Ma l'esperienza dei peccatori, dei grandi peccatori anche, io vi assicuro che non conoscete tutti e volete, insegna questo, che se sono presi tutti i divertimenti di questo mondo, tutti i piaceri di questo mondo, ma la gioia, che cosa è? Non lo sanno. E invece sono stati dei grandi santi che sulle orme di Maria Santissima non hanno cercato né piaceri, né divertimenti, né glorie, né mondi mondani, ma erano incarnazione della gioia. Ce ne sono almeno due che qui dovrebbero essere abbastanza popolari. Uno è San Francesco, che è il santo della gioia per antonomasia, no? Il santo della perfetta letizia. Insomma, San Francesco ha fatto una vita molto sofferente, molto penitente. E l'altro è San Filippo Neri, rappresentato in una bellissima tela che adesso sta in restauro lì nella cappella di Santa Rita. È un santo abbastanza popolare da queste parti, il santo della gioia. C'è anche qualche altro santo della gioia, eh? San Giovanni Bosco diceva ai suoi che la santità consiste nello stare sempre allegri, che il diavolo ha paura della gente allegra e è molto amico della gente triste. Attenzione, è spaventato da quelli che sono contenti. Allora, qual è il segreto della gioia della Madonna? Qual è? Ha cercato la gioia del Signore. Noi cerchiamo la gioia del Signore, punto interrogativo. Cioè, questo oggi è il messaggio di questa domenica. Ma prima di questo, tu ci credi che la gioia la trovi solo nel Signore? D'accordo? Sì o no? Allora, già vado verso la conclusione. Per cercare la gioia del Signore c'è bisogno di una cosa che non dobbiamo dare per scontata. San Giovanni Battista, che abbiamo lasciato domenica scorsa, e lo troviamo questa domenica, a un certo punto dice ai suoi interlocutori che gli chiedono ma lui sei, chi non sei, lui la cosa più importante è dire io non sono il Cristo, eppure era un grande santo, quindi io non ti posso salvare, non ti posso dare la vita, non c'è in me la possibilità di questo, c'è qualcun altro. E chi è questo qualcun altro? Lui dice attenzione, io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Uno al quale non trova di dire se lo devi dire al Santo. Allora, domanda. Tu, io, lo conosci, Gesù? Lo conosci? Bene. Sì o no? Perché se non lo conosci, non ti rendi conto di quello che ti perdi e non andrai mai a cercare la gioia in lui. Non possiamo noi cercare la gioia nel Signore se il Signore non lo conosciamo. Allora questa domenica che ti dice guarda figlio mio, la gioia non la trovi da nessun'altra parte se non soltanto nel Signore, ma tu ne sei consapevole di questo, uno, ci credi a questo, due, soprattutto lo conosci il Signore o no? Quindi tu sei convinto che la gioia trovi soltanto in lui? Io vi posso dire la mia personale esperienza, io di questo non è che ne sono convinto, io lo vivo tutti i santi giorni, lo vivo questa cosa qui tutti i giorni, però è chiaro che questo non è possibile se non c'è una conoscenza di Gesù. Conoscenza di Gesù per cui bisogna dedicare tempo, energie, attività e altro. Come faccio a conoscere Gesù? Io posso raccontare quello che ho fatto, io ogni tanto racconto quello che ho fatto io. Io a un certo punto della mia vita mi sono avvicinato molto al Signore, d'accordo? Sono grazie che si ricevono attraverso dei fatti contingenti, alcuni esistenziali, altri molto molto terra. E te era un po' con entusiasmo, quella gioia che ti sentivi che era nato qualcosa di differente. Però a un certo punto ho detto così, io so contento, però io Gesù non lo conosco bene. Non conosco. Chi è? Che fa? Che c'ha? E mi è venuto che questa voglia di non lo vado a cercare. La prima cosa che ho fatto, sapevo la prima cosa che ho fatto. La mattina quando mi svegliavo, oggi sto facendo una confessione, non so se si può fare, però non è venuta, prendevo il Vangelo, c'era un libretto con i quattro Vangeli, lo aprivo, prendevo 4-5 libri, ma c'avevo 20 anni, c'avevo piccolo, non c'avevo tutti gli studi che ho adesso, quindi faccio queste prediche qui, mi leggevo questi 4-5 libri, e mi dicevo, beh, che dice Gesù? E cominciavo, io non lo sapevo,
leggevo questi quattro libri e cominciavo a pensarci un po' con calma, così. Io non sapevo che stavo pregando in quel momento, io non pensavo che stessi pregando, perché io pensavo che pregare era quando dice il Padre nostro, la Maria, che era una preghiera molto profonda, perché tu ascolti la parola di Gesù e cominci a chiedere, ma che dice, che non dice, che intende, che non intende. E vedevo che questa cosa mi dava una cosa, e quindi cominciavo a farlo tutte quante le mattine. E non so quasi parlare di amore evangelico, forse è così. Non è che li ho studiati, era semplicemente una passione, quindi era una scelta che ho fatto, capite? Voglio conoscere di più. Ora non mi è bastato più, a un certo punto, io lo dico. Però Gesù ce l'aveva un pochino d'amici, no? C'è lui, ce l'ha avuti gli amici nel corso della storia, giusto o no? Chi sono gli amici di Gesù? Cioè i santi? Guarda, mi sono letto tanti dei santi, dei scritti dei santi, che non saprei di contare manco più. E quando dicevo, stavo molto caro, stavo molto contento, perché dicevo, questo gli è apparso la Madonna, questo è entrato in essere, si è visto il Signore, quindi questo lo conosce. E quindi quando questi mi raccontavano, ma il Signore mi ha detto, io mi ricordo il primo che lessi, l'ho raccontato a qualcuno, quando stava a mare con mio amico Francesco, fu il diario di Santa Faustina Kowalska, non so chi lui lo conosce, l'Apostolo Adriano, fu il primo libro dei santi che mi sono letto dall'inizio alla fine, poi è diventata santa Santa Faustina, no? Santa Faustina gli appariva il Signore, gli parlava, gli diceva, senti Faustina, io dicevo questa cosa, oh, ma questa è la parola di Gesù, questa è veramente Gesù che parla. A me non mi sembrava vero, perché io dico, oh, allora esiste qualche posto dove io possa andarmi a informare per capire un pochino come la pensa Gesù, che vuole, che dice e che non dice. È andato tutto quanto così. Poi ho incontrato diverse sante persone, ho avuto grazie a sentire tante belle catechesi, tante belle prediche, di iniziare a scoprire il gusto della preghiera sacramenti, e Gesù lo comincia a conoscere, dubbio sempre a me. Se Gesù lo conosci, succedono inevitabilmente due cose, inevitabilmente. Primo, lo comincia a amare, e le altre cose perdono di importanza, perdono automaticamente di importanza. Non è che fai, quindi, quello che prima ti costava, diceva, che faccio domenica, vado a messa, o me ne vado, ci sono le bannate alla fiera sotto a Sermoneta a fa shopping, che non bisognerebbe fare. Dice, ma no, fa shopping, dice che si porta dalla messa, no? Perché il giorno che c'ho libero, mi andava a distrarre un po'. Uno pensa, d'accordo? Ma pensi così, se tu stai lontano anche di luce da Gesù, capito? Perché qualcuno che se ne parla di Gesù, ma non gli passa manco per l'anticamera del cervello, cioè il diavolo manco ci va a fargli quella tentazione, perché è inutile che la fai, perché non ce vanno. Io domenica sto con il Signore, cioè non ci vado proprio a parlare. Quindi queste due cose, cioè se tu lo conosci te ne innamori, e le altre cose cominciano a perdere di valore e cominci a verificare che veramente la gioia la trovi soltanto lui. Questa è un'esperienza di vita, capite? La cosa che io desidererei tantissimo, il motivo per cui sono diventato prete, dovunque mi trovo, è che almeno qualcuno, prima che me ne vado da qualche posto, sapete, i parroci oggi sono l'ultimo tempo, non esiste più il parroco a vita, ma che almeno qualcuno, fossero pure due o tre persone, dopo che te ne vai, possa cominciare a vivere questo, cioè aver capito che stare vicino al Signore non è un fatto, dice, ma allora, oggi è domenica, capite bene il senso, di tocca andare a pagare, mettere il timbro, andiamo a messa, vediamo un po', andiamo sabato sera, andiamo domenica mattina presto, eh? Bisogna mettere sto libro, poi ogni tanto qualche preghiera bisogna dirla perché non si sa mai, e poi la vita è un'altra cosa. Per carità, meglio questo, diceva qualcuno, che niente, ma questo è poco. Non ti cambia la vita, non ti trasforma l'esistenza, non ti dipinge sul volto l'immagine della serenità, della gioia, della tranquillità, non ti rende costruttore di pace, non ti rende capace di avere rapporti cordiali, comunionali, positivi con il prossimo. Rimani sempre così, sì, ogni tanto avevo qualche pratica religiosa, ogni tanto avevo qualche processione, qualche preghiera, e la vita finisce così. È pochino, d'accordo? Cioè, qualcuno ha scritto in conclusione quello che io desiderei tanto che le persone comprendessero. Noi battezzati, noi che siamo membri della Chiesa Cattolica, sarebbe come se noi in banca ci avessimo un patrimonio, ma grosso, spariamo miliardi di euro. Ok, ce l'abbiamo, solo che non sappiamo da avercelo, e facciamo la vita da straccioni, pezzetti, come se ci avessimo 10 euro al mese, e tu in banca c'hai i miliardi.
miliardi di euro sono tuoi, devi soltanto fare la fatica di andarli a prendere. Questa è, io lo posso dire, non, Santa Bernardetta diceva: il mio compito è dirlo, non vi posso obbligare a chiederlo, io però ve lo dico e vi posso dire che io questa cosa l'ho vissuta. Il motivo per cui sono diventato prete è soltanto questo, perché avendo conosciuto questa cosa, dico: beh, se qualcun altro lo possa conoscere, vale benissimo una vita completamente spesa. Quindi non cerchi la gioia del Signore solo se non lo conosci. E quindi, se oggi la mia gioia non è nel Signore, e chiudo, domanda da porsi è: lo conosco Gesù? Ulteriore domanda: lo conosco poco, mi va di conoscerlo un po' di più? Ulteriore domanda: cosa posso fare per conoscerlo un po' di più? Dopodiché la nostra libertà sceglie, e in base a quello che scegliamo raccoglieremo. Chi semina nel bene, dice San Paolo, largamente raccoglierà; chi semina nel meno bene, scarsamente raccoglierà. Chiediamo a Maria Santissima, che è l'emblema e l'immagine della vera gioia, che ci aiuti a comprendere come solo il suo figlio si trova e a fare il possibile per conoscerlo ed amarlo sempre più e sempre meglio. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.